Se vi state chiedendo cosa sono le variabili all'interno di After Effects e come funzionano, siete nel posto giusto. Mi chiamo Gabriele Montinaro, sono Motion Graphic Designer. Nel 2016 ho aperto After Effects per la prima volta e da quel momento non ho più smesso di fare animazione. In questo canale vi racconto quello che ho imparato e quello che continuo a imparare in questi anni come Motion Designer Freelance. Benvenuti in questo nuovissimo tutorial. Nel video di oggi vi spiegherò cosa sono e come funzionano le variabili all'interno di After Effects. Le variabili servono molto spesso per poter semplificare espressioni che noi andiamo ad applicare al nostro progetto, che possono essere espressioni come wiggle, ad esempio, o tantissime altre. La premessa importante da fare, però, è che le variabili all'interno di After Effects funzionano esattamente come in matematica. In che senso? Sicuramente a tutti noi è capitato almeno una volta di risolvere un'equazione alle superiori. Facciamo un esempio molto stupido. X più 10 uguale a y. E noi sappiamo che la variabile x è uguale a 5. Per trovare il risultato finale dell'operazione, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare semplicemente a sostituire alla x il valore di 5. Perciò l'equazione verrà 5 più 10 uguale y, che in questo caso ovviamente sarà 15. Bene, all'interno di After Effects le variabili funzionano esattamente allo stesso modo. Infatti, una variabile dentro After Effects sarà una scritta, che può essere x, y, z, qualsiasi nome, può essere anche pinco pallino, a cui noi associamo un valore numerico. E tutte le volte che ritroveremo quella determinata scritta nelle operazioni sottostanti a quella variabile, After Effects andrà automaticamente a sostituire a quella scritta, che sia x, y o z, il valore che noi abbiamo associato a quel testo. Prima di iniziare con la spiegazione, però, vi ricordo che se vi piacciono questi tutorial e li trovate utili e ne volete di più, per supportarmi vi basterà iscrivervi al canale e mettere mi piace a questo video. Inoltre vi ricordo che se volete accedere alla community che ho creato, che si chiama Motioners, all'interno siamo più di 1000, siamo tutti appassionati di motion graphic, animazione, ci scambiamo tutte le volte consigli e soluzioni per eventuali problemi che ritroviamo all'interno di After Effects o di altri programmi. Il link per accedere lo trovate in descrizione e l'accesso è completamente gratuito. Perciò, se vi va, ci troviamo lì dentro. Perciò, come si usano le variabili all'interno di After Effects? Lo vediamo immediatamente. Come esempio, andiamo a prendere l'opzione di posizione di questo livello. Selezioniamo il livello e premiamo il pulsante P. Ora, tutte le opzioni che abbiamo all'interno di un livello in After Effects hanno dei valori. Ora, al posto di prendere la posizione, prendiamo tutte le opzioni di trasformazione, esattamente queste. Vedete? Tipo Anchor Point ha due valori, un valore per la X, un valore per la Y. Lo stesso per la posizione, lo stesso per la scala. La rotazione invece ha solo due valori, che però in realtà sono uno, perché uno ti conta il numero di rotazioni totali, e questo qua i gradi, perciò questo quando arriverà a 360 scatterà l'1 a sinistra, vedete? E l'opacità ha solo un valore. Questo cosa sta a significare? Proviamo a mettere un'espressione, ad esempio, sull'opacità. Per mettere un'espressione, clicchiamo tenendo premuto Alt Option sopra il cronometro e mettiamo un valore a caso. Ovviamente l'opacità andando da 0 a 100, mettiamo un valore di 33. E ovviamente quel valore di 33 che abbiamo all'interno dell'espressione verrà riportato automaticamente qua dentro. Però invece proviamo a mettere la stessa cosa nella posizione. Perciò mettiamo un'espressione nella posizione, teniamo premuto Option o Alt e clicchiamo, e mettiamo un valore, in questo caso boh, 444. Cosa è appena successo? After Effects ci sta dicendo che c'è un errore in questa espressione. Per quale motivo? Perché semplicemente non è come l'opacità. Noi qui abbiamo messo un valore, ma in realtà quelli che dobbiamo riportare qua sono due. Ok? Perciò questo cosa sta a significare? Sta a significare che noi dobbiamo, per dare un valore che vogliamo alla x e alla y, dobbiamo fare una determinata cosa all'interno dell'espressione. Di cosa parlo? Molto semplicemente, per restituire uno o più valori, quello che devo fare è aprire la parentesi quadra, ok? La chiudo anche, e all'interno cosa scrivo? Io all'interno devo mettere due valori che corrispondono a questo e a questo. E molto semplicemente metto un valore di 50 e 300. Se io ora esco,
Grazie alle parentesi quadre, io sto dicendo ad After Effects che il primo valore della parentesi quadra sarà il primo valore che si ritrova qui. Il secondo valore della parentesi quadra è lo stesso valore che si ritroverà qui. Molto, molto semplice. Ora, arriviamo alle nostre variabili. Togliamo un attimo l'espressione dell'opacità, che non mi interessa. Le variabili, come vi dicevo, funzionano esattamente come in matematica. Abbassiamo questa cosa qui. Se io voglio mettere delle variabili qua dentro, voglio dire variabile x uguale a, non so, 22. Importante, scriviamo sempre variabile all'inizio, diamo un nome a quella variabile, che sia x, y, z, quello che volete, può essere anche pinco pallino, e alla fine, quando abbiamo messo uguale al numero che vogliamo, mettiamo sempre punto e virgola per chiudere la riga. Andiamo a capo, mettiamo la seconda variabile, variabile, e la chiamiamo variabile Gabriele, per farvi capire che possiamo mettere qualsiasi cosa, la chiamiamo, gli diamo un valore di, non so, 2, anzi facciamo 3, punti virgola, mettiamo un'altra variabile, mettiamo variabile, e in questo caso la chiamiamo z, vabbè, per farla semplice, e diamo un valore di 8, anzi facciamo un valore di 10. Ok, ora se io esco da qua non è cambiato assolutamente niente, perché sì, è vero, ho messo delle variabili, ma comunque sia l'opzione di posizione sta continuando a prendere quei valori lì, che sono 50 e 300. Di queste variabili in questo momento non se ne sta facendo assolutamente niente. Però, se io qua adesso vado a scrivere, ad esempio, mettiamo un'altra variabile, variabile e s uguale x, quindi andrà a prendere il valore di 22, per 3, scusate, no, per Gabriele, ok, meno z, punto e virgola. Cosa succede? Che questa variabile s in questo momento sta facendo un calcolo con le variabili che abbiamo precedentemente creato, perciò sta, innanzitutto, come in matematica, facendo prima le moltiplicazioni e le divisioni, perciò 22, che è la x, per Gabriele, che è 3, quindi 22 per 3, che fa 66, a cui poi andrà a sottrarre la z, che è 10, quindi sarà 56 il valore della s, ok? Se io esco, continua a non cambiare assolutamente niente. Qua abbiamo sempre 50 e 300. Perché? Perché sì, è vero, abbiamo aggiunto un'altra variabile s, ma questa variabile qua non c'è da nessuna parte. Perciò, se io adesso qua, al posto di 50 ad esempio, metto s, e ora esco dall'espressione, guardate qua cosa succede, guardate qua. Automaticamente ora la s, che ha un valore di 56, se facciamo questa somma, andrà a sostituirsi al primo valore della posizione. Poi, vogliamo avere un altro valore, vogliamo avere lo stesso valore per la y, mettiamo anche qui al posto di 300 s, e avremo 56 e 56 nella posizione di questo cerchio. Ovviamente possiamo fare la stessa cosa cambiando variabile, quindi possiamo mettere variabile g uguale. Qua facciamo x per z più Gabriele, e se vogliamo possiamo aggiungere un'operazione in più, ad esempio, non so, per 8. Ora, non ho idea di quanto faccia, ma lo vediamo subito, perché noi adesso qua, al posto della s, mettiamo g, e ora qui scopriremo quanto verrà quell'operazione. 244. Perciò ora cosa è successo fondamentalmente? Ricapitoliamo. Abbiamo creato tre variabili, variabile x uguale 22, variabile Gabriele uguale a 3, variabile z uguale a 10. Queste variabili le abbiamo utilizzate per fare dei calcoli e dare dei risultati numerici a queste altre due variabili, s e g, che riportiamo qua dentro. Ora, la cosa interessante è che ad esempio io posso creare un nullo, andiamo qua su layer,
create null object, richiamiamo l'opzione P della tastiera. Perché ho creato questo nullo? Semplicemente per creare ancora più difficoltà nella vostra testa, fondamentalmente. Perché? Perché adesso io qua vado a inserire un'altra variabile. Variabile P, che sta per posizione in questo caso, e solo per comodità, Y nullo. Perché adesso andrò a prendere la posizione Y del nullo che ho appena creato. In che modo? Mettiamo uguale. Restando sempre dentro l'espressione, vado a prendere con la mia chiocciolina, trascino, ok? Sopra l'opzione di posizione Y qua, quindi mi accerto di essere sopra il mouse, sopra l'opzione Y, e non solo sopra l'opzione posizione, sopra la Y, e lascio. Ora, cosa sta succedendo? Che noi abbiamo dato a questa variabile PY null un valore. In questo caso però il valore non lo stiamo scegliendo noi, perché gli stiamo dicendo in questo modo. In questa composizione vai a prendere il layer null 1, dentro l'opzione trasformazione del livello null 1, vai a prendere l'opzione di posizione, ok? E questo 1 per cosa sta? Questo 1 semplicemente è perché nel linguaggio delle espressioni di After il primo valore di ogni opzione sarà richiamato con lo 0, quindi qua se metto 0 andrò a prendere questo valore qui. Con il valore 1 andrò a chiamare il secondo. Sì, è un po' controintuitivo, però ricordatevi sempre che si parte sempre da 0. Perciò col valore di 1 gli sto dicendo vai a prendere l'opzione di posizione Y. Metto punto e virgola. E ora qua, al posto della G, metto P, Y, null. Usciamo fuori. E cosa succede? Che ora questo valore Y starà andando a prendere il valore Y di questo nullo che abbiamo appena creato. Perciò, qual è la cosa bella? È che se io ora muovo questo nullo, vedete? La mia sfera seguirà la Y del nullo che ho appena creato. Ragazzi, il video finisce qua, spero che sia stato tutto chiaro, spero che abbiate capito cosa sono le variabili all'interno di After Effects. Se avete qualche dubbio o qualsiasi domanda, potete farmela all'interno della community. Vi ricordo che il link per accedere è in descrizione, l'accesso è completamente gratuito, o se preferite anche qua sotto nei commenti del video. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo tutorial. Mi chiamo Gabriele Montinaro, sono Motion Graphic Designer. Nel 2016 ho aperto After Effects per la prima volta e da quel momento non ho più smesso di fare animazione. In questo canale vi racconto quello che ho imparato e quello che continuo a imparare in questi anni come motion designer freelance.